Ciao ragazzi, oggi vediamo come accendere questo computer, da questo computer e comandare con questo computer e anche trasferire file. E poi, quando abbiamo finito, spegnere da questo computer e tornare alla normalità, ma con il nostro file che ci serviva magari su questo computer. Non ci credete? Lo facciamo in diretta. Prendo il mio telefono, apro l'applicazione di Awaylink che controlla un sonoff che è collegato al computer, premo qui. Dal BIOS ho impostato che si deve accendere appena riceve la corrente. Aspetto un attimo che si accende il computer, tipo 10 secondi, e poi vado su un sito di Google per la gestione remota del computer e premo su questo, che sarebbe il computer che ho appena acceso. Mi dice connessione e come vedete perfettamente questo schermo su questo schermo. Ovviamente io posso con il mio mouse prendere questa cartella, aprire questa cartella, come vedete si è aperta anche qua, e posso anche tranquillamente prendere un file, cliccare su questa freccetta e fare scarica file per farmelo scaricare all'interno del mio computer, questo computer. Poi una volta che ho finito premo qua, faccio arresto del sistema su questo computer, intanto la gestione remota di Google si scollega e qua il computer si spegne. Ma come funziona questo sistema? È molto semplice in realtà. Quello che devo fare non è altro che abilitare dal BIOS del mio computer fisso la accensione AC quando semplicemente collego la presa. Quello però che ho fatto è stato mettere un sonoff, che sono questi dispositivi smart che si connettono al telefonino, che potete comandare appunto con il telefonino, alla presa del computer. E infatti per accendere il computer io ho un pulsantino qua che vedete a schermo con cui accendo il computer. Tra l'altro c'è un altro meccanismo a relay, fatemi sapere se ci volete un video al riguardo, che mi tiene acceso il computer finché non faccio arresto del sistema e poi si spegne tutto e diventa passivo, non consuma niente. Quindi una volta che io accendo il computer tramite il sonoff con il cellulare, molto semplicemente, il computer fisso si accende. Ovviamente sul computer fisso, io su Chrome, ho installato il Remote Desktop di Google, che non è altro che un servizio che mi permette di condividere il mio schermo, comandare il mio computer da un altro dispositivo, che sia telefono o computer. E quindi io, ovviamente l'account è unico, su quest'altro computer vado su remotedesktop.google.com/access e mi trovo, come vedete qua, il mio computer, mi dice online e ci posso cliccare sopra. Una volta che ci ho cliccato sopra, io posso effettivamente comandare il mio computer da qua, e una volta che ho finito quello che dovevo fare, semplicemente schiaccio il pulsante arresta il sistema e ovviamente non si arresterà il computer piccolo, ma si arresterà il computer fisso. Questa è un'ottima cosa perché immaginiamo, io l'ho fatto tante volte, mi trovavo a scuola, mi serve un file che sta sull'hard disk di questo computer, che c'è l'hard disk più grande. Allora faccio così, prendo il telefono, accendo il sonoff dà corrente al computer, il computer con l'impostazione del BIOS si accende appena riceve corrente e io poi, visto che il computer è collegato con l'Ethernet, quindi è stabile al 100%, vado su quest'altro computer oppure anche da telefonino, accedo al computer, scarico i file e poi start, arresto il sistema e ho fatto. Questa è una di quelle cose che davvero mi hanno richiesto pochissima fatica, ma che sono assolutamente parte integrante della mia vita e mi rendono basilarmente la vita molto più semplice. Grazie per aver visto il video, ci vediamo in un altro video.